Ciao a tutti esoretti e benvenuti in questo 40esimo episodio di Valentino Rossi The Game. Oggi siamo sempre su MotoGP, però video di Valentino Rossi The Game, ok. Oggi partiamo in pole position, purtroppo gara sul bagnato, una gara appunto in cui vado male, quindi ho diminuito un po' la difficoltà, però direi di... partiamo primi, era meglio non fare la qualifica. Vabbè, meglio così. Ok... vediamo un po', ho messo il TCS ad 1 perché, come vedete, è slitta un botto la moto. C'era Marquez e Rossi, seconda e terza posizione. Urca qua, scusate un attimo. Partiamo già bene, allora. Qui si arriva in seconda marcia, poi se si vuole si scala, io scalo. Tra l'altro non so per quale motivo... sarebbe stato meglio utilizzare un'onda in questo tracciato, perché l'onda veramente va da dio. Non so se anche Yamaha è così, però ho provato l'onda e si viaggia veramente molto bene. Qui siamo un po' troppo aggressivi, come il nostro solito. Ok, si va sul cordolo e giù rettilineo, li sorpassiamo anche Rossi. Marquez no, cavoli. Ok, qui ci aggreghiamo al gruppone, tagliamo leggermente. Ok, come vedete no, è troppo semplice così, non mi piace neanche troppo. Comunque il nostro toretto ce la fa, dai. Mi spiace per lo scorso episodio che l'avete visto tipo mentre lo sto caricando, non ho messo privato, è stato pubblicato. Poi dopo l'ho tenuto privato il giorno dopo uscito, ma soltanto che restava segnalato che era uscito la sera del giorno prima. Comunque questa gara, se vi ricordate, l'hanno fatta un paio di volte con le moto di vecchia categoria, le 125, e sembrava di andare bene. Cioè sì, stavamo un po' indietro, però non cadevamo. A parte la potenza minore, cavoli qua. Sì, vabbè, qui se va male, lo sapevo già io, eh. Non volevo quasi neanche portarvelo a questo video. Infatti ho fatto 3 giri, non più 7. Ho messo consumo gomme. Ok, direi che la gara può iniziare ora. Qui andiamo addosso a Bradle Smith. No, Bradle. Boh, cavolo, abbiamo dato... troppe volte stiamo andando agli altri. Almeno andare puliti. Sì, almeno, eh. Qui tutti ammassati, vedete. Difficoltà media è tutto così. Difficoltà media, sì, è una difficoltà la via di mezzo che c'è per il gioco. Tra difficoltà, cioè molto facile, facile, difficile, realistica. Fino a difficile riesco a volte. Beh, in MotoGP è un po' più complicato, però in qualche tipo Moto 3 riesco. Realistica non l'ho ancora, cioè l'ho provata all'inizio, poi non l'ho più utilizzata. Sul cordolo. Vedete qua. In media recupero un botto. Poi qui la moto non è che sia per... fatta apposta, cioè non è apposita per questo circuito. In questo circuito ho provato la Honda e devo dire che mi trovo un sacco bene. Ah, qui l'abbiamo preso dentro, vabbè. Comunque fare una buona posizione sarebbe stato l'ideale, dato che siamo a meno un sacco di punti dal primo. Allora, cerchiamo di cambiare tutte le marce. Ultimo giro, start now. Staccata troppo anticipata, ci infiliamo. Eh sì, volevo dire senza toccare nessuno, ma vabbè, dai, siamo qua sotto Dovizioso. Guadagnato un sacco di posizioni. Iannone, devo dire che viaggia. Volevo quasi cambiare, prendere la Honda, poi ho detto no, vabbè, tra un po' ci sarà il Mugello e il Mugello si corre con la Ducati. Qui troppo lunghi, eccolo lì. Vabbè, scusatemi. Usiamone due. Sul bagnato ci stanno. Col bagnato è veramente molto complicato.
Dobbiamo almeno sorpassare questi tre qua, Marquez, Lorenzo e Rossi. Marquez, Rossi e Lorenzo sarebbero. Staccatona, staccatona. Bella, bella, bella questa. Facendo le qualifiche ho anche sistemato un po' l'assetto della moto, quindi se va un po' di più anche per quello. Ok. Loro, non è che ho traiettorie diverse io e il mio toretto qua. Cavoli, cavoli, cavoli. Qui abbiamo perso un botto. Eh sì, poi... No, vabbè. Buttiamo fuori anche gli altri in questo modo. Cerchiamo di farla bene. Rifacciamola bene qua. Scaliamo in prima. E via. No, vabbè, cioè voglio dire, basta danni. Ok. Mancano poche curve. Qui rallento un sacco perché in MotoGP non sono abituato a farla veloce. Vediamo un po' se riesco a recuperare. Dai, 6 secondi, 6 secondi dietro a Lorenzo. Magari lo sorpasso, lo sorpasso. Lo sorpasso, no, cavoli. Oh sì? No, no, mi sa che è secondo sono. Cavoli, c'è anche Marquez dietro. Rossi? 6 secondi, 1.44.182. Però qui è difficoltà troppo semplice per me. Troppo, troppo semplice. Vabbè, arriviamo a, cavoli, la screen. Vabbè, la farò poi in qualche altra maniera. A meno 32 siamo. È dura qua ritornare in classifica. Cerchiamo almeno a portare sulla Ducati. Quindi, ecco, vi faccio vedere un attimo i punti come sono messo. Sono a 100 di condizione fisica e poi il resto intorno al 92, perché faccio gare anche per conto mio, quindi va sull'esperienza e tutto quanto. Quando siamo a 100 non si può più migliorare nulla, quindi siamo a livelli top. Ok, prossima gara Le Mans. Sì, vabbè, farò motor ranch, però ci sarà anche Le Mans. E poi si va al Mugello. Io, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è durato poco, perché appunto sapevo che sarebbe andata male, cioè non sarebbe andata benissimo. Quindi ho passato la difficoltà e ho messo 3 giri, perché sennò altrimenti restare, magari continuare a far così, non andare, arrivare primi, poi cadere così, non mi piaceva. E ecco, vi ricordo, vi lascerò in descrizione il link dell'altro canale che ho creato, in cui condividerò questi video, perché magari ho intenzione di pubblicare un video riguardante, cioè per ora nessun video pubblico su quel canale, però condivido questi video, magari qualcuno più interessato li trova raggruppati lì. E nulla, i ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like, commentare, condividere il video e iscrivervi al nuovo canale, ecco, così troverete i vari video. E nulla, noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Ho intenzione di portarvelo più spesso MotoGP, quindi state all'occhio. E nulla, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti, Doretti, e al prossimo video.